Salve a tutti, quest'oggi faccio un video, come sempre in un certo senso peripatetico, su una questione che mi sta come sempre abbastanza a cuore, cioè l'intelligenza dei popoli. Vedo su internet che esiste una statistica per cui hanno fatto l'intelligenza media di varie nazionalità. Non so su che campione l'abbiano fatta, la prendo per buona, sicuramente ci sono dei limiti perché bisogna vedere quant'è il campione su cui è stata fatta questo test di media, che dovrebbe poi fare da campione su tutta un'intera popolazione, e allo stesso tempo spero che il campione comunque sia adattato alla dimensione della nazionalità, perché un conto è fare un test di media sulla popolazione dello stato di Monaco o di San Marino, un conto è fare un test dell'intelligenza media del popolo cinese, che sono 1,5 miliardi. Detto questo, i risultati, prendiamolo per buono e andiamo a vedere i risultati che ho visto. Non ce li ho sotto mano, però me li ricordo e soprattutto mi hanno colpito i risultati più, i picchi, insomma. Vengo a sapere che le nazioni più intelligenti di media del mondo sono in Asia, con buona pace magari di qualche teoria razzista che vedeva nel popolo bianco magari più, vedeva nel popolo bianco più dinamico da tanti punti di vista, anche quello intellettivo. E le nazioni che svettano sono qualcuna non è straordinaria come notizia, qualcuna mi stupisce invece un po'. Le nazioni che svettano sono nell'ordine Giappone, Corea del Sud, Corea del Nord secondo alcune liste, secondo altre no, e Cina. Parliamo di un QI di media che va dal 106 per il Giappone a un 105 mi pare Corea del Sud, più o meno anche Cina 105. 106 forse Corea del Sud e 105 Corea del Nord. Interessante, noto una cosa da questa cosa, che Giappone e la Corea non mi preoccupa. Mi preoccupa molto il valore, se confermato, per quanto riguarda la Cina, perché stiamo parlando di 1,5 miliardi di persone, e quindi sono tante, hanno la massa, che rischiano anche di essere molto punto in gamba. E questa cosa io, con tutto l'affetto per la cultura cinese che è così distante dalla nostra, e che non so quanto lei può, quanto la cultura cinese può provare affetto per la nostra cultura, io comunque ho una grande simpatia per la cultura cinese, però al tempo stesso sono un po' perplesso, come minimo. Andiamo a vedere dall'altra parte del mondo, dove c'è subito i secondi classificati, diciamo, e siamo subito in Europa. Sono tre le nazioni che si qualificano a pari merito, ex aequo, tutte a 102, quindi un po' di meno, però niente di grave, insomma, possiamo confrontarci con questi grandi asiatici. Quali sono le nazioni? Germania, la nazione che ha più premi Nobel, credo, al mondo, o comunque in alcuni ambiti ha più premi Nobel di tutte le altre nazioni. Austria, che è una nazione più piccolina, però condivide probabilmente la cultura tedesca, e chi lo sa. E dulcis in fundo, non così straordinario, Italia, non così straordinario, a me non mi stupisce troppo. Beh, interessante, insomma, vedere questa cosa qui. Poi il QI, come ho detto, soprattutto applicato ad intere nazioni, può avere, non so quanto possa essere confermabile, insomma, il risultato, per quanto è stato grande il campione, per che tipo di domande sono state poste, per come alcune nazioni possano, se il test è sempre quello, io non lo so, e per alcune nazioni probabilmente ci sono delle difficoltà oggettive a capire, tra virgolette, il test, perché è un po', esula un po' dalle sue, dalla sua cultura. Quindi non lo so quanto sono di qualità, diciamo, questi test. Prendiamoli per buoni. All'interno di questa lista qui però noto un'altra cosa, che è un'altra notizia che mi ha fatto invece riflettere abbastanza di più, diciamo, mi ha spronato una riflessione, cosa che già aleggiava da tempo, insomma, e quindi non è una novità, e cioè che gli ebrei, credo Ashkenaziti, cioè gli ebrei praticamente che vivono in Europa o che hanno origine europea, cioè magari sono in giro per il mondo ma sono quegli ebrei che hanno vissuto per parecchi secoli più o meno all'interno, nel centro Europa, da cui Ashkenaziti, sono come gruppo etnico il gruppo etnico con il QI medio più alto in assoluto. Interessante che gli ebrei possano essere più intelligenti degli altri popoli. Non è una novità che lo dicano, persino i nazisti che odiavano gli ebrei, tra virgolette, li odiavano anche perché, come dire, li accusavano di un'intelligenza pericolosamente forte, molto, molto dinamica.
essere, io non la metto in discussione, la prendo per buona. Perché? Mi chiedo, gli ebrei ashkenaziti sono così intelligenti? Qualcuno dice c'è stato un discorso, c'è un discorso di selezione ripetuta nei secoli, per cui le difficoltà di essere una minoranza osteggiata, attaccata con vari pogrom, eccetera, mille situazioni di difficoltà, hanno selezionato delle caratteristiche di intelligenza superiore in questo gruppo etnico, che è un sottogruppo del popolo ebraico, diciamo così. E questa è una teoria che avevo sentito anche in altre, non solo recentemente in internet, ma ne parla anche uno scrittore del popolo ebraico, che era un articolo, non ricordo se era un articolo o un capitolo di un libro, in cui appunto focalizzava appunto che il popolo ebraico, se ha delle caratteristiche, ha delle caratteristiche di superiorità, non di inferiorità. Diciamo che è possibile questa cosa qui, però io lo trovo abbastanza strana, perché ci sono interi popoli, interi gruppi etnici che fanno la fame, che sono osteggiati, che devono combattere, sicuramente senza nulla togliere agli ebrei ashkenaziti, che hanno dovuto sicuramente vivere in secoli una continua discriminazione, limitazione, non potevano possedere terre, quindi erano costretti a ingegnarsi a livello finanziario per poter campare e così via, poi un odio, disprezzo, attacchi, eccetera, sappiamo tutti un po' la storia dell'Europa, quindi non dico, però non sono gli unici ad aver vissuto gruppi etnici che hanno vissuto queste situazioni qui, però non tutti i gruppi etnici che hanno vissuto gravi discriminazioni poi oggi possono vantare una superiorità intellettuale sulla carta. Ma non, io mi dico, sì, secondo me può essere stato un discorso della discriminazione, le difficoltà, certo, ma secondo me non è una cosa di selezione, perché il tempo è stato troppo breve per selezionare geneticamente delle caratteristiche intellettuali superiori, magari in parte sì, ma in minima parte. Io credo che abbia avuto una grossa componente anche la componente culturale, cioè in ogni individuo e anche a livello culturale, quindi come gruppo culturale che deve che ha dei valori condivisi, degli studi condivisi, una lingua condivisa, non dimentichiamo che gli ebrei ashkenaziti avevano una lingua propria, anzi forse due, perché parlavano yiddish, parlavano ebraico probabilmente quando pregavano, e poi dovevano conoscere la lingua del posto, quindi erano costretti a essere trilingue tendenzialmente. Già questo di per sé, il fatto che tu un bambino lo obblighi in senso buono a imparare tre lingue, è uno sprone intellettivo, è un allenamento intellettivo. Si aggiunga che appunto a livello culturale gli ebrei tendono ad avere, quando seguono i precetti religiosi in maniera corretta, un approccio religioso abbastanza intellettuale, perché hanno tutta una regolamentazione complessa per quanto riguarda che cosa mangiare e cosa non mangiare, tutta una teologia che io non conosco perché è talmente complessa che chi non è ebreo secondo me può soltanto vagamente immaginare com'è, ma sento dire che la Torah e tutto il resto siano una serie di testi abbastanza difficili, complessi, che richiedono meditazione, che non vanno accettati e basta. Quindi c'è anche questa componente qui, anche intellettuale, che sprona il bambino, tra virgolette, a pensare, eccetera. Ma ciò si aggiunga sicuramente anche alla discriminazione. Il bambino ebreo, o comunque l'ebreo in generale, nell'Europa medievale, ma anche più moderna magari, era costretto a meditare anche un po' di più in questo senso. Il cattolico, quando vive in un ambiente cattolico, o qualunque persona che ha una religione o dei valori condivisi e vive in un ambiente che condivide questi valori qui, non è portato a pensare, accetta i suoi dogmi come buoni, non si rende conto neanche che sono dei dogmi e va avanti. Cioè la religione in un certo senso o certi valori servono per non riflettere, servono per dire questo è così, basta, non ci pensare più. Questo però lo può fare la maggioranza o la totale, dove c'è solo un pensiero, la totalità di questo pensiero lo fai anche più comodamente perché non ti poni il problema. Già se tu in una comunità c'è una minoranza che la pensa diversamente da te, questo ti mette in crisi, anche se sei maggioranza. Ora gli ebrei sono minoranza. Che cosa succede quando una minoranza che viene elevata, che viene educata in un certo principi religiosi, si deve confrontare con una maggioranza che la pensa diversamente da lei? Io sono ebreo, mi hanno insegnato questo e quest'altro, però qui la maggioranza sono cattolici. Sbagliano loro, non sbagliano loro. Com'è? Ti viene il pensiero almeno. Come mai io ho ragione? Ma se io ho ragione, perché loro sono di più? Ma se io ho ragione, perché loro sono più forti? Adesso per dirlo. Questi pensieri ti vengono e sono una palestra, secondo me, anche questa intellettiva, che sprona la meditazione. Quindi io credo
credo che se c'è una superiorità degli Ashkenaziti, il che è possibile, a me fanno ridere quelli che dicono: ah, queste cose si dicono o non si dicono. Se gli Ashkenaziti dovessero risultare più intelligenti degli altri popoli, cioè non è che lo possiamo nascondere, eh. Se è vero, è vero, basta. Non, questa è ipocrisia dire no, non è. Le superiorità, le inferiorità esistono. Non so se è strano che possa esistere a livello di popoli, secondo me esistono popoli più adatti a certi climi e a certe, come dire, a certe missioni, in un certo senso, a certe situazioni sociali, a certe cose. Però non lo neghiamo questo, perché sarebbe come dire che gli eschimesi non sono più adatti degli africani a stare al freddo e viceversa. Quindi, ammesso che questi Ashkenaziti e poi anche gli altri popoli di cui ho parlato comunque siano più intelligenti, secondo me c'è una componente forte anche culturale. Una componente forte culturale vuol dire che poi alla fine però si riduce all'individuo e come viene educato nella cultura appunto che lo accoglie e che lo educa, eccetera. Non lo so se sia così, io penso che ci sia questa possibilità qui. Non perché io voglia negare l'importanza della componente genetica, probabilmente anche a livello intellettivo. Però, come dico, essendo questa cosa limitata tendenzialmente di più agli ebrei Ashkenaziti, ed essendo il tempo che alla fine gli Ashkenaziti hanno vissuto nel centro dell'Europa, non è un'era geologica, stiamo parlando di pochi secoli. Non so quando arrivarono in centro Europa, poco prima del 1000, parecchio prima del 1000, più o meno comunque parliamo di questi periodi qua. Mi sembra strano che in così poco tempo si abbia un'evoluzione genetica forte. Cioè, le differenze genetiche che differenziano per esempio i popoli asiatici da quelli europei, faccio un esempio: noi europei siamo in grado di digerire il latte anche da adulti tendenzialmente come massa, gli asiatici no. Non so se vi siete mai accorti che gli asiatici non bevono il latte. Questa è una caratteristica che si è selezionata nei popoli europei per una motivazione di sopravvivenza, perché c'era bisogno di bere il latte anche da adulti. Adesso non mi sto a fare tutta la cosa. Gli asiatici hanno avuto altri modi per accedere a quelli che sono i nutrienti del latte e l'hanno risolta così. Questo tipo di selezione genetica che differenzia i popoli europei dagli asiatici è una selezione che è avvenuta in migliaia di anni. Parliamo già dal periodo della neanche dell'agricoltura, ma ancora prima. Quindi è un esempio per dire, però credo che una selezione di questi tipi qui abbia bisogno di parecchio più tempo. Questa è la mia riflessione, spero che ci saranno dei commenti non scandalizzati ma propositivi.